Siamo tornati ragazzi con un altro video. Oggi analizzeremo un attaccante molto molto forte, un goleador polacco. Chi sarà? Robert Lewandowski, tanto avete visto il titolo, l'attaccante del Bayern. Andiamo subito a vederlo con un bel screen, eccolo qua. Noi praticamente lo vedremo così, bello analizzato e bello settato. Andiamo a vedere un po' da qualche altra visuale, anche in basso a destra, guardate, la somiglianza è molto 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 vicina alla realtà. Eccolo qui, col capello un po' più lungo, insomma, del PNG che vediamo in basso, però lui, insomma, l'ha portati in vari modi, i capelli, quindi un po' più lunghetti, un po' più corti, però sempre quel taglio sbarazzino, da una parte, riga da una parte. Allora, il colore della pelle è abbastanza chiaro. Questo penso che vada bene. Il terzo è la prima riga. Le sopracciglia non foltissime, ma neanche proprio lineari e sottilissime, normali, nella normalità. Per quanto riguarda invece la posizione degli occhi, un po' particolare perché ce l'ha un pochettino fini, no? Un pochettino, poi molto chiari. L'attaccante ovviamente del Bayern è uno dei più forti in circolazione, è stato, se non erro, due volte capocannoniere della Bundes. Sinceramente, se io facessi attaccante pro club lo ricreerei, cioè senza dubbio. Tanto vediamo la posizione delle labbra, non sottilissime ma neanche carnose. Optiamo per l'ultima soluzione, quella è la posizione. Non larghe, non larghissime. Poi per quanto riguarda le orecchie, abbastanza attaccate, neanche troppo grandi. Ripetevo prima più di una volta i capelli. Questa è una scelta un po' più personale, nel senso, avendoli portati in vario modo, potreste scegliere sia il taglio un po' più corto, adesso andiamo a vederlo, per gli air, oppure questo qui che abbiamo selezionato un po' più lungo, vedete, uno dei due. Colore dei capelli per me un po' più scuro, considerando l'immagine anche sotto, all'incirca ci siamo. E per quanto riguarda la testa, penso che così possa andare bene. La barba ovviamente non ce l'abbiamo. Kit, diciamo, rilasciamo anche a lui scarpini gialli, sempre i Phantom. Invece per quanto riguarda gli altri kit, insomma, vedete voi come vi piace di più. Come vi piace di più, assolutamente, senza dubbio. Poi animazioni, ovviamente, la celebrazione con le braccia aperte o chiuse. E la corsa, ovviamente, il generale. Lasciamo così bello fermo. Andiamo sul mio faccione. Lo so che è più bello Lewandowski di me, però andiamo sul mio faccione. Eccoci qua. Anche oggi, anche questo video, diciamo così, è finito. E aspettiamo il prossimo giocatore che arriverà presto. E vi ricordo sempre di seguirci sugli altri social. Mi raccomando, MakersProClub slash ovviamente prima per cercarlo. Andate su Instagram dove ovviamente mettiamo tutte le novità sia tramite post sia tramite storia. Twitter dove mettiamo invece tutte le partite e i risultati. Invece per quanto riguarda le live, sempre su Twitch. Ragazzi, ciao!